La gestione degli appalti e degli affidamenti diretti, portata avanti dal Comune di Pescara nel 2022 e in parte del 2023, è stata al centro di un lavoro di approfondimento portato avanti dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli, che nel corso di una conferenza stampa ha denunciato quanto emerso. Antonio Blasioli, i dubbi sollevati da lei sono stati in qualche modo raccolti dall'ANAC e certificati? Sì, l'ANAC il 2 gennaio ci dice che tutto quello che il Partito Democratico ha detto per via Marconi o per l'uso dei fondi del PNRR, cioè per tutto quello che riguarda il 2022, i primi tre mesi del 2023 del settore lavori pubblici del Comune di Pescara, è confermato. Purtroppo non c'è stata nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale né da parte del sindaco Masci, tanto che ci ha costretto a rivolgerci ad ANAC e a Corte dei Conti. Oggi ANAC ci dice: avevate ragione, non c'è rispetto del principio di rotazione, non c'è rispetto del principio del favor participationis, c'è la scelta di alcuni privilegiati operatori economici che ottengono decine di affidamenti diretti. La situazione è molto simile a quella che si è verificata qualche giorno fa per il Comune dell'Aquila, con un aggravamento, perché in questo lasso di tempo, 2022 e 2023, i primi tre mesi, addirittura il ricorso agli affidamenti diretti del Comune di Pescara supera il 90% e la scelta ricade sempre sugli stessi operatori, che non solo ottengono gli affidamenti diretti a scanso, diciamo, del criterio di rotazione, ma sono anche quelli sempre invitati a partecipare alle procedure aperte di aggiudicazione negoziata. Questa è una situazione su cui noi chiediamo al sindaco Masci una volta per tutte di fare chiarezza. Non sono condotte personali, sono atti amministrativi e scelte politiche, e quindi al sindaco chiediamo di fare chiarezza e di dare risposta al Partito Democratico e alla città. L'invito è appunto a questo, che il sindaco venga a riferire in Consiglio Comunale. Sì, perché quando l'ha fatto, l'unica volta che l'ha fatto, che è stato costretto a farlo da un'interrogazione scritta del consigliere comunale del Partito Democratico, il sindaco ha riferito che sono state rispettate tutte le norme che regolano questo settore. Oggi l'ANAC ci dice esattamente il contrario.